Nel video di oggi affronteremo il caso di una ripresa amatoriale nella quale sembra essere stata filmata una creatura mitologica da sempre presente nell'immaginario collettivo, ovvero la figura leggendaria del cosiddetto unicorno. Il filmato, girato in una zona imprecisata della Francia, sembra catturare l'immagine di un animale che in apparenza sembrerebbe un semplice cavallo bianco, ma che se osservato con più attenzione mostrerebbe una strana protuberanza sulla zona frontale della testa, caratteristica riconducibile al mitico unicorno, la creatura leggendaria simbolo di saggezza e purezza. Lo spostamento alle spalle della pianta alla quale è vicino e il movimento dell'ombra prodotta sul terreno collocherebbero l'animale sulla scena ripresa. Inoltre lo sfocamento dovuto allo zoom e il movimento della camera sembrerebbero coincidere con l'azione in corso, dando al filmato buone possibilità di essere genuino, soprattutto se consideriamo il fatto che l'avvistamento è avvenuto proprio in Francia, dove il 12 settembre del 1940, nella parte sud-occidentale, precisamente vicino al villaggio di Montignac, nel dipartimento della Dordogna, quattro ragazzi francesi scoprirono un complesso di caverne, dove si trovano esempi di opere d'arte parietale risalenti al Paleolitico superiore, e in una delle quali è stata rappresentata proprio la figura di questo leggendario animale. Ovviamente non è da escludere la possibilità che il corno che compare sulla fronte dell'animale possa essere in realtà un'illusione ottica dovuta alla sfocatura prodotta dall'obiettivo della telecamera. Ciò nonostante ho voluto inserire, come sempre nella descrizione che accompagna questo video, alcune informazioni riguardanti appunto questi leggendari animali. Detto questo, non mi rimane come sempre che ringraziarti per aver visionato questo video e ti aspetto nel prossimo, dove come sempre affronteremo un nuovo mistero. Quindi grazie ancora e ti aspetto nel prossimo video.